Le dico subito, intanto negare che ci sia un ritardo significa come negare che a mezzogiorno c'è luce e a mezzanotte c'è buio. Quindi lo riconoscono tutti e lo riconosce anche Borrelli, ma non è il momento questo di polemizzare. L'unica vera verità è che si era detto sin dall'inizio che l'unità di crisi nazionale avrebbe provveduto a trasferire in periferia i dispositivi di protezione, quindi i camici e anche i ventilatori, perché noi possiamo creare nuovi posti di terapia intensiva e ci stiamo lavorando e siamo a due step, 10 aprile e 20 aprile. Però ci vogliono i ventilatori, come lei sa, apparecchiature particolarmente sofisticate che sul mercato non si trovano. Allora noi abbiamo atteso fino a quando arrivassero e, come lei sa, sono arrivate col contagocce, assolutamente insufficienti. Ci siamo attrezzati sul mercato per capire se potevamo noi acquistare il materiale, perché non è un problema di disponibilità finanziaria, e qui si sono offerte 50 ditte, però poi alla fine o c'era il problema dell'autorizzazione, o non avevano i macchinari, o non avevano la materia prima. Il risultato è stato assai deludente. Ci siamo rivolti a mercati stranieri, ma ancora il risultato non è arrivato, quindi non anticipo assolutamente nulla. Negli ultimi giorni è arrivata qualche decina di migliaia di dispositivo, ma non era quello indicato sullo scatolo, sulla confezione. Insomma, c'era scritto A e invece all'interno era B. E tutto questo ha creato e crea diffuso malumore, soprattutto fra Certo. gli operatori Così non sanitari. siamo messi benissimo. Vista No, così non siamo non messi siamo messi benissimo. benissimo. Purtroppo ci Grazie. sarà stato qualche errore Ecco. iniziale, sul quale in questo momento non si discute, perché quando si è in guerra, non si Certo. pensa a fare processi. Grazie a Musumeci, grazie a Conenna, Grazie a grazie. Buon voi. lavoro anche a Bravo. Francesca Nava. Andiamo in pubblicità, Bravo. poi torniamo.